Ciao a tutti ragazzi e bentornati ancora in Avi Reaction. Ragazzi, eccoci qua ancora con le sfide tra i cantanti albanesi. Per questa sfida ragazzi vi porto Rina con Simboy, la canzone si chiama Gigi, ok? Ha 72 milioni di views. Io veramente ragazzi non so dove sono stato tutti questi anni, perché non ho la minima idea di questa canzone. 70.000 views, ok? Contro ragazzi MC Crescia, Taina, Lyrical Son. Sono veramente molto molto curioso. Quindi ragazzi, prima di partire, ho visto tanti vostri commenti che mi chiedete se smetterò di fare musica albanese, perché per quanto riguarda la Turchia i video stanno andando molto bene, prendono 20.000 views, 10.000 views, 50.000 views. Ragazzi, non vi preoccupate, io porterò sempre la musica albanese perché a me fa impazzire, quindi lo porterò sempre, anche se prendesse 100 views non mi interessa ragazzi, io la porterò sempre, è una promessa, perché veramente a me fanno impazzire, quindi la porterò sempre, comunque vadano le cose. Quindi che dire ragazzi, senza perdere altro tempo, partiamo subito, partiamo. I primi a cantare è la canzone Gigi. Partiamo subito ragazzi. Non so perché tanti di voi mi accusano di odiare Fero oppure Rina, ma non è vero. Faccio delle critiche secondo me costruttive, ma sì, che ho fatto anche a Don Johnny e a tutti. Non odio nessuno dei cantanti, anzi, se fanno della bella musica sono il primo a dirlo, su tutti. Io so che lui vive in Grecia, oppure addirittura è nato in Grecia, quindi è una canzone greca barra albanese. Ok, ok, andiamo. Oh, vabbè. È una canzone d'estate figa. Ecco perché 70.000 views, ok? Pensavo fosse una canzone rap, qualcosa del genere, invece è una canzone d'estate. E il ritmo è molto bello, il flow è molto bello, ci sta. Canzone da club, canzone d'estate. I told you I'm a Gigi baby. Gigi, I mean Gigi, gangsta. Βγάζω story. Και σου μάνα γνωρίζει. Yeah. Πετάμε πάλι σε άλλη πόλη. Από τώρα βγάζω σαϊβίση. Yeah. Ragazzi, Simboy è veramente uno dei rapper più strani che io ho mai visto in vita mia. Rapper, non è un rapper, è, non lo so, è uno dei cantanti che c'è un più strani. Cioè, ma tutte queste rime ogni volta. Capire, e flow ragazzi è veramente molto bella. Canzone d'estate, canzone tranquilla. Ci sta. Scusa di che, però ci sta. Mi piace quando fate tipo questi ritmi qua, no? Perché non lo capisco, quindi mi piace. Non lo so perché ragazzi mi piace quando fa tipo così, no? Ho fatto degli segni anche altre reaction, ho fatto su e fa sempre delle cose con le mani. Baby, non lo so, tutte... I told you I'm a Gigi baby.
Meglio che meglio, meglio di noi stessi ci conoscono ormai. Dice che faccio me con le pora a mo yum. Su di com Chinese, amo una china siam. Sa hera boden club, calzon calzon con tengon. E i miei occhi sono come Chinese, però io non sono cinese. Mami zama ni ma san. Da shina kandri shu, kabo pora kabo fam. Pora in kurbo thon, ci spon goi ne pom shine. Njejton kopo coin. Ti pace kandoi per x jash po mamma. Oh, adesso... Adesso Rina è cambiato, ha fatto soldi e ha fatto fama. Bella. E via ragazzi, poco da dire, una canzone carina, una canzone da club d'estate, molto molto carina. Poi io sarei ad un... Io non lo prendo mica seriamente, Sim Boy, per quanto riguarda la musica rap, ragazzi. Cioè, è una canzone d'estate, carina, pop, ci sta, però che sia chiaro, io Sim Boy non lo prendo mica seriamente. Cioè, che sia chiaro questa cosa. Ok ragazzi, questa è la canzone veramente molto molto carina, canzone d'estate ragazzi, ve l'ho già detto, lo ripeto, io Sim Boy non lo prendo seriamente come rapper, è una canzone molto figa, ci sta, la stessa cosa vale anche per Rina, veramente canzone bellissima, il suo flow molto bello, la sua voce molto bella e anche il suo testo era veramente molto figo da questo punto di vista, anche lei ragazzi è una cantante che su queste canzoni qua d'estate, cioè pop, è molto molto brava. Quando poi inizia a fare rap, a me personalmente non piace tantissimo, però ragazzi questa canzone era veramente molto molto figa, mi è piaciuta tantissimo. Andiamo subito ad ascoltare anche la seconda canzone, andiamo ragazzi. Eccoci qua ragazzi con la seconda canzone, si tratta di Taina, MC Crescia, Lyrical Song. Partiamo subito ragazzi, partiamo. Mamma mia che trio. Già è passato 30 secondi, perché 30 secondi? Sono passati 17 secondi e già Taina ha fatto vedere, ha fatto vedere tutto. Ehi! Oh mio Dio ragazzi, oh mio Dio ragazzi, io vorrei ascoltare canzoni di Taina tutto il giorno, è una roba, non lo so, non lo so, è... lei è una roba incredibile, incredibile. Oh, sono una pretty girl, fuori e dentro. Cosa ha detto? C'è da capire perché Taina, oltre ad avere un flow pazzesco, ha dei testi che sono da giù di testa. Quindi il bello di Taina è che oltre ad avere questo tipo di flow, oltre a twerkare eccetera eccetera, ha dei testi pazzeschi ragazzi. Okay. No, vabbè. Non lo so, vedi ragazzi, la differenza tra Taina e Rina è abissale, cioè è proprio veramente abissale. C'è una differenza tra queste due rapper incredibili, ma proprio è un po' veramente come se ascoltasse una amatoriale contro una professionista. È questa la differenza che io noto tra rapper di questo livello. Per veramente Taina e Melinda ci possono anche stare, ma veramente con Rina non lo so, non li posso paragonare, veramente. Andiamo ragazzi. Non sei una mia amica, non ti metto nella mia friend zone, ok? Ok, non so chi ce l'abbia qua, però ok. Come on, ragazzi, cos'è? No, è troppo, no, vabbè. Ragazzi, è troppo figa. Le canzoni di... Non lo so, è troppo figa, ragazzi. È troppo figa. Oh. Non lo so. Taina è perfetta per la musica d'oggi. Perché riesce a fare sia rap che reggaeton.
riesce a mixare queste due cose in maniera perfetta e qualsiasi cosa che lei faccia un hit, non albanese, un hit internazionale. Perché ragazzi sa mixare veramente molto molto bene quello che è la musica reggaeton, latino, reggaeton, con quello che possa essere il rap, ma anche il rap aggressivo, riesce a mixarlo in maniera veramente molto perfetta, perfetta. Anche la terra nekita, banana clips per gorilla. Ehi, che ta, tamna ne con che la terra nekita, banana clips per gorilla. Vede regal, tu pi robi critical. Giù di giù mi mado nel logger dual. Copy. Mio Dio, ragazzi, ma cosa sto paragonando? Cosa sto paragonando? Sim Boy con MC Crescia, cosa vi viene in mente? Voi me l'avete suggerito, ragazzi, è colpa vostra che faccio questi paragoni. Ragazzi, MC Crescia, che flow è? Alle hook Nike, tu puoi provare il vegetale. Rivele regal, tu pi robi critical. Io dico mi mando nel logger ritual. Pnesi tu seja si beba. Anche se ne fumo tanto non esco dal controllo mai, dice MC Crescia. Mamma mia, ragazzi, me la sto godendo questa canzone in maniera incredibile, incredibile. E ho aperto lo champagne ma solo lo... Vabbè ragazzi, non sai una cosa, non mi interessa neanche il testo. Veramente è troppo bella questa canzone, non mi interessa neanche il testo. Non beviamo champagne, solo lo buttiamo per terra. No, questa era l'ultima parte, mamma mia ragazzi, che flow. MC Crescia, ma dove sei nato? Dove sei nato? In Giamaica. Non commento ragazzi, non posso paragonare queste due canzoni, veramente non le posso paragonare in nessun modo, in nessun modo. Può prendere non 70 ma 700 milioni di views quell'altra canzone, è paragonabile. Ma cosa dice, tu sei un principe? Ok, andiamo. Diga me mami se pare buon a tutto camo ti buon pare Germania hallo con tua me morca. Diga io mami se vuoi shita pa poca. Facciamo i soldi in Germania, perché hai detto facciamo i soldi in Germania? Ah ragazzi, voi mi farete impazzire. Soldi in Germania, Lyrical Son. Perché? No, vabbè. Lyrical Soul, MC Crescia, ma da dove venite fuori? Dove siete nati voi due? Uno in Giamaica, l'altro, non lo so ragazzi, non lo so. Ok, questa era ragazzi, questa era la canzone pazzesca. Vi devo dire chi vince? Veramente ve lo devo dire io ragazzi, assolutamente Taina, MC Crescia, Lyrical Soul ragazzi, è una canzone pazzesca, imparagonabile alla prima canzone, molto carina però ragazzi, questo è un capolavoro di talenti che veramente non posso paragonare con la prima canzone, anche se è molto carina, 70 milioni di views, ve l'ho già detto ragazzi, può prendere veramente 700 milioni, poco cambia perché questa canzone è veramente un capolavoro, a me piace tantissimo, lasciate voi nei commenti ragazzi cosa ne pensate. Come sempre suggeritemi altre canzoni e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao.